una iniziativa del direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte, Bellinger, e dal direttore del Museo Madre di Napoli, Andrea Villani, nasce la mostra Carta Bianca, che inaugurata l'11 dicembre durerà sino al 17 giugno 2018. 10 visitatori ideali tra intellettuali, artisti, collezionisti, imprenditori, ognuno con un proprio universo indipendente di saperi, interessi, inclinazioni, sensibilità e formazione, hanno immaginato una propria sala ideale, scegliendo da 1 a 10 opere tra le 47.000 della splendida collezione di Capodimonte. Abbiamo seguito lo straordinario percorso in compagnia di Ferdinando Creta, segretario generale della Reggia di Caserta e per molti anni impegnato proprio come funzionario del MIBACT presso il Museo di Capodimonte, ove ha raffinato la sua enorme passione ed esperienza nel mondo dell'arte. Siamo al Museo di Capodimonte. Ferdinando, non è un vai a quel paese. Assolutamente no, siamo in tua compagnia perché tu ci hai portato in questo luogo splendido dove hai speso diversi anni della tua attività e oggi c'è una importante mostra Carta Bianca organizzata con il Madre. Quali sono state le tue emozioni, quali sono le tue emozioni e quali sono le tue impressioni su questi che sono poi luoghi veramente di grande fascino e cultura? Ma Capodimonte per me rappresenta l'inizio della mia carriera, rappresenta il cambio della mia vita. Io ero destinato a fare l'avvocato e poi nel 78 assunto al Museo di Capodimonte e l'allora sovrintendente Raffaello Causa mi coinvolse in questo straordinario progetto che poi è stato il mio progetto di vita. Questo progetto in cui io sono diventato in qualche modo non protagonista, ma sicuramente partecipe di un processo di crescita del patrimonio culturale sul territorio campano. Capodimonte rappresenta la mia vita, rappresenta il mio inizio e ogni volta che ci torno è una grande emozione. Poi tornarci in occasione di inaugurazioni di questo tipo, tornarci con la presenza di Vittorio, mio amico Vittorio Sgarbi, e con la presenza del sottosegretario Antimo Cesaro, tornarci che poi incroci Andrea, il direttore del Madre, e poi incroci il presidente della Fondazione della Regina Pierpaolo Forte e tanti altri colleghi del passato, significa eventualmente riempirsi, diventare vivi e sentirsi rinnovati, soprattutto perché questa iniziativa e questa opportunità che hanno costruito Sylvain Bleger e Andrea, il direttore del Madre, è sicuramente un fatto nuovo per il passato, anche se Raffaello Causa aveva avuto la grande intuizione già negli anni 77-78 di portare Burri e quindi di aprirsi al contemporaneo, ma questa collaborazione tra il direttore di un museo autonomo tra i più importanti al mondo come quello di Capodimonte e un museo di arte contemporanea tra i più importanti che ritengo e che stanno in qualche modo svolgendo un ruolo di protagonista nel campo del contemporaneo come quello diretto da Andrea Villani, sicuramente è per me il top. E poi sono felice di essere stato qua con voi di Media TV. Noi ovviamente tutti i personaggi che Ferdinando Creta ci ha nominato li ascolteremo, li sentiremo in questo luogo che è un luogo sicuramente splendido, uno dei musei più belli del mondo. La cultura in campagna è un elemento indispensabile, enorme, un patrimonio ricchissimo. Al direttore del Museo di Capodimonte, uno dei musei più importanti del mondo, che cosa secondo lei andrebbe ancora fatto e soprattutto che cosa? Direi la campagna si trova quasi nella situazione della Toscana quando arriva Toberenson all'inizio del XX secolo. Abbiamo più di 60 anni di ritardo su tutto. Le collezioni, la cultura, l'energia, il talento enorme. Io vedo ogni volta che faccio una piccola cosa, una mostra, un convegno, un concerto, c'è un pubblico che ha bisogno, che vuole,
che orgoglioso. Dobbiamo lavorare con le associazioni locali, come lo faccio quando ho creato la prima fondazione per la musica popolare napoletana, che non esiste, una cosa che non ho capito quando sono arrivato, che questa musica conosciuta nel mondo intero non aveva una fondazione. Ora c'è Musica Podimonte che porta questa musica come una musica culturale, con le associazioni che lavorano nella Collina Gentile, che fa parte dove Capodimonte si trova. Stiamo lavorando per avere una sinergia. La mostra bellissima del Madre sul Vesuvio, la metà dei prestiti vengono da Capodimonte e da Pompei. La mostra Picasso l'abbiamo fatto con Pompei. Questa mostra l'ho fatta con Andrea Viliani. E così dobbiamo continuare. Questo è l'inizio solo di una visione diversa. C'è molto da fare, abbiamo bisogno di investimenti importanti, sì, questo è vero, ma abbiamo bisogno anche di imparare a sapere cosa è la manutenzione. La manutenzione è un concetto culturale, tecnico, che non esiste in questa parte dell'Italia. È una tragedia, si ristora qualcosa e poi non c'è il progetto di manutenzione per mantenere questa cosa per il futuro. Quindi ogni 10 anni si rifà il restauro, perché la manutenzione non mantiene la qualità del restauro. Sono delle cose semplici. Purtroppo abbiamo un grande talento per le cose impossibili, ma abbiamo poco talento per le cose normali. E questo dobbiamo fare. Lei è ottimista? Sono ottimista, ma io direi non aspettiamo tutto dello Stato, non aspettiamo tutto dei politici, prendiamo noi le cose in mano. Quando ho fatto l'operazione di partecipazione, adottare una panchina, perché tante persone mi dicevano non ci sono panchine sufficienti nel bosco di Capodimonte. Ho fatto questa operazione, sono arrivati 100 panchine che sono stati portati, offerti dai visitatori del bosco. Ora sto facendo un'altra operazione per acquisire due cere del Settecento, dell'inizio del Settecento. Io chiederei a tutti i visitatori di darmi un euro. Per avere queste opere mi costerà 80.000. Non ce l'ho. 80.000 visitatori e neanche un terzo dei visitatori. E metteremo un grande elenco di tutti i donatori che saranno considerati come mecenati di Capodimonte. La partecipazione è prendere anche noi, nostre responsabilità, in mano, piuttosto che di aspettare degli altri le soluzioni. L'attività del Madre, il rapporto con il Museo di Capodimonte con Vittorio Sgarbi, lo chiediamo al suo direttore. Vittorio è stato generoso con questa mostra ed è per me stata una riscoperta. Parlavamo prima, una riscoperta in questo senso, ci invita a guardare all'arte nella sua contemporaneità costante e a mettere insieme Viliguelmo e gli artisti contemporanei, il Medioevo e il Novecento, a guardare, citavamo prima Arcangeli, a una storia dell'arte che si rende colta perché sa guardare e conosce le varie epoche, i vari stili, i vari maestri e se ne infischia, diciamo così, della data o dell'etichetta. E questa è una lezione che secondo me la mia generazione può contribuire a fare di nuovo propria, perché è quella che tra l'altro ha formato i nostri grandi storici dell'arte. Siamo a Capodimonte, questo museo nasce anche nella sua relazione con il contemporaneo, che nasce grazie a Lucio Ameglio, Raffaello Causa nel 1978 con Caravaggio che incontra Alberto Burri. Questo museo ci ricorda che prima dei curatori c'erano gli storici dell'arte ed è sempre importante ricordare altri metodi di affrontare la storia dell'arte, la mostra, il modo di esporre o di discutere di un'opera. E in questo momento io credo che i curatori dovrebbero essere un po' più improfessionali
dal punto di vista della, come dire, delle regole del gioco, e dovrebbero riscoprire un po' di professionalità di chi li ha preceduti, cioè gli storici dell'arte, che oggi sono, come dire, una categoria desueta. Io penso che in questa mostra Carta Bianca noi abbiamo cercato di mischiare le carte, letteralmente, di dare carte bianche che insieme ricostruiscono la complessità del fare esperienza di un'opera. Non è solo lo storico dell'arte o il curatore, ma ogni sensibilità, ogni professione, ogni formazione, ogni provenienza, ogni generazione rilegge il museo. E quindi, parlavamo prima con Vittorio, anche forse è venuto il momento di dire che lo storico dell'arte e il curatore, due categorie diverse che si sono succedute, devono potersi incontrare, scambiare i ruoli, confrontare e forse fare un passo in avanti, perché c'è sempre posto per un altro modo di guardare la storia dell'arte. Questo è Carta Bianca. Stamane il presidente del Consiglio Gentiloni era a Napoli. 20 anni al sud, le ragioni per restarci. Secondo lei ci troviamo in un luogo sacro, pieno di storia, un patrimonio eccezionale. Non potrebbe essere questa, l'abbiamo chiesto anche al sottosegretario, una ragione per spingere l'occupazione giovanile, quindi promuovere un turismo che in Campania soprattutto esprime un tesoro inestimabile? Non conoscevo la notizia, ma mi sembra allora poco decoroso che non sia venuto qui, perché c'è una mostra che inaugura oggi, è una mostra importante, c'è il più grande musicista italiano, ci sono studiosi significativi, ci sono io e lui va da un'altra parte. Cioè, allora vuol dire che tu neghi la cosa stessa che dici, cioè sei in un'occasione. E io ho pensato, infatti, mentre parlavano nella conferenza stampa, dico, ma domani, in prima pagina del Corriere, vedremo una qualche esternazione del Modesto Grasso o qualche altra puttanata di questi mentecatti, o leggeremo che a Capodimonte si è creata una novità nella lettura della proposta delle opere d'arte? Sicuramente non andrete in prima pagina e forse neanche nel Corriere. Quindi le parole di Gentiloni non vogliono dire niente. E se non ribaltiamo il senso stesso, io quando ho pensato a un rinascimento, ho pensato proprio di sostituire. Se vuoi parlare di turismo, di giovani che guardano e capiscono e vivono nell'arte, devi anche dare peso. Pensa che io ieri ho fatto portato un Antonello a Catania, ho fatto l'inaugurazione di Guccione e altri artisti a Caltagirone, ho fatto la regia della Vedova Allegra, in prima pagina oggi sul giornale di Catania, che è la Sicilia, c'è Sgarbi va al corteo contro di lui per Di Matteo. Cioè solo le cagate diventano notizia. Tu vedrai che questa cosa qua passerà inosservata e quindi smentirà quello che ha detto Gentiloni. In un possibile, probabile governo dove Vittorio Sgarbi potrebbe essere chiamato a governare quello che è appunto il patrimonio artistico italiano, quale sarebbe la prima iniziativa? Ho iniziato già a governare in Sicilia, perché sono diventato solo la cultura di una regione autonoma, quindi ministro della Sicilia. La cosa ovviamente non è solo motivo di soddisfazione e di onore, ma purtroppo il limite è che si andrà a votare fra poche ore e quindi probabilmente, se dovessero chiamarmi al Ministero, dovrò abbandonare la Sicilia, che sarebbe comunque un'isola felice pur con i mille problemi, e occuparmi dell'Italia. Certo che il primo atto che io chiederei alla Presidenza del Consiglio e al Consiglio dei Ministri è una più stretta connessione fra bellezza ed economia, sia rispetto al turismo, che è quello di cui tanti parlano e che in Italia oggi è favorito dal problema del Mediterraneo con i terroristi, e quindi si è aperta una strada nuova per il turismo in Italia, quindi c'è un'onda favorevole, ma bisogna poi assecondarla e quindi dare significato alla comunicazione e quindi aumentare i finanziamenti per le imprese artistiche, per la valorizzazione del patrimonio e quindi sostanzialmente fondare quello che io dico da tempo tra economia e beni culturali, un ministero che anche non sia il mio, che è il Ministero del Tesoro dei Beni Culturali. Cioè, se tu capisci che quello è il bene di investimento, allora ti rendi conto che Gentiloni deve venire a vedere Matteo Di Giovanni, non andare a parlare non so in quale disperato luogo quando qui avviene una cosa come questa. Ma ovviamente Gentiloni è una persona anche colta, ma è che non ci ha neanche pensato. E i giornalisti che sono qua e non sono con lui, domani non daranno rilievo alla notizia di questa cosa, che sembrerebbe dire Capodimonte è aperto per una libertà di lettura delle opere d'arte che non è solo un museo, è un gioco, che è quello che è venuto fuori in questa bella idea. Io mi sarei interrogato su cosa potevano pensare di questa mostra Raffaello Causa e Spinosa, l'avrebbero guardata con diffidenza e avrebbero detto che il curatore aveva sbagliato. In realtà lui
è uscito da quella idea di museografia che è stata per noi un riferimento. Tra l'altro i due amici di cui parlo non mi avrebbero invitato, lui mi ha invitato, già questo prova che lui è abbastanza avanti, quindi dal mio punto di vista ha fatto bene. Dal loro punto di vista l'uno portò Burri a Capodimonte con una felice intuizione, l'altro ha fatto un bel allestimento, però forse, pur criticando loro certamente Bellanger ha cercato di smitizzare il museo proprio per le ragioni che dicevamo, per farlo diventare un luogo dove tu vai per un piacere che va al di là della conoscenza storica. Quindi questo è uno dei modi possibili con cui i musei possono diventare, come accade in molti paesi del mondo, dei luoghi frequentati. Da noi sono disertati. In un museo straniero tu vai, mangi, bevi, giri, esci. Quindi se questo deve diventare l'Italia avendo la maggiore offerta possibile, può veramente diventarlo. D'altra parte, chi fosse andato negli anni 50 nella Costa Smeralda poteva mai pensare che sarebbe diventata quello che è diventato? Era uno scoglio. Allora, evidentemente, se tu capisci dov'è il tesoro, puoi pensare di valorizzarlo a tuo vantaggio. E questo è quello che io ho in mente come progetto di governo. Poi non ho detto che riesca a farlo, ma certo questa è una soluzione forse non storicamente rispettosa, è un po' capricciosa come è nel temperamento di Bellanger, ma è intelligente, lucida. Nonostante questo non se la fila nessuno. E domani vedrai che forse neanche il Mattino metterà la notizia in prima pagina. Cultura, patrimonio campano, e più o meno sentiamo ed ascoltiamo le stesse risposte. Mancanza di organizzazione, forse insufficienza di fondi, e insomma c'è tanto lavoro da fare. No, c'è tanto lavoro da fare, però io continuo a pensare che c'è anche tanto materiale su cui lavorare. Una delle cose incredibili del nostro territorio è la quantità e la qualità di ciò che possiamo mettere su. E non solo come patrimonio, che è incredibile, che è importante, che è come pochi al mondo, ma direi anche e soprattutto come qualità delle persone, quello che gli economisti chiamano il capitale umano e il capitale sociale. Questo ce l'abbiamo davvero sparso dappertutto. Quello che qui a Capodimonte quest'oggi Carta Bianca mette in moto in fin dei conti è questo, la coniugazione tra un incredibile, straordinario patrimonio materiale di opere lunghe nei secoli con il capitale intellettuale dei viventi di oggi, di questo territorio e non solo, che provano a farne una lettura utile alla vita di oggi. E questo è un po' lo schema che almeno al Madre stiamo cercando di seguire da un po' di anni, sta producendo degli effetti, le alleanze tra Madre e Capodimonte, tra Museo Madre e Pompei, con la mostra Pompei at Madre in questo momento al Museo di Arte Contemporanea Regionale lo testimoniano. Si tratta di una linea che per fortuna ha degli interlocutori importanti e intelligenti, Sylvain Bellanger oggi qui a Capodimonte, Massimo Sanna a Pompei, ma Paolo Giulierini all'archeologico, la Reggia di Caserta, Pestum, dovrei citarli tutti. È una stagione molto interessante sotto questo punto di vista. Certo, i soldi sono sempre pochi, certo l'organizzazione è da mettere a punto, ma io credo che in questo momento stiamo vivendo una stagione molto interessante e stimolante. Oggi a Napoli il presidente del Consiglio Gentiloni, avere 20 anni e le ragioni per restare al sud, non crede che proprio attraverso la cultura e un patrimonio così ricco come quello campano ci siano tante ragioni per i giovani per restare qui? Che cosa può fare il governo in tal senso? Il governo ha fatto molto e tanto resta ovviamente da fare, però un giovane di 20 anni che guarda alle bellezze del nostro mezzogiorno, bellezze naturalistiche, paesaggistiche, enogastronomiche, storico-artistiche, ha motivi di speranza e questa speranza non deve essere disattesa e quindi è un'assunzione di responsabilità da parte di chi rappresenta la decisione pubblica di offrire concrete opportunità per questi giovani. Non dobbiamo cedere, come dire, a una melanconia che ha dei motivi ma è complessivamente ingiustificata. E quindi dobbiamo guardare con moderata fiducia al nostro futuro, sapendo che attraverso l'investimento culturale, scuola, università, ricerca e valorizzazione dei nostri beni culturali, sicuramente si può immaginare un futuro ricco di ricadute occupazionali. Occorre però che ci sia una scommessa
a cui tutti concorrono, decisori pubblici, corpo elettorale, perché l'Italia sia all'altezza delle sue aspettative e delle sue potenzialità. Ci troviamo in Campania, il Campania è una delle regioni più ricche, con un patrimonio artistico appunto ricchissimo, ma non crede che per valorizzare anche questi monumenti, anche questo patrimonio, occorrerebbero evidentemente più finanziamenti e anche più risorse, in modo tale da poter anche dare una ragione in più ai giovani di permanere e quindi dare anche un'occasione di lavoro? Guardi, noi abbiamo come governo dato ingenti risorse. A questo punto, da parte governativa, non credo che ci sia un problema di finanziamenti. C'è un problema di capacità di spesa che deve essere oculata nei limiti stringenti di legalità e con una prospettiva di medio-lungo periodo. Cioè, è un investimento che deve produrre lavoro, ricchezza, crescita per la comunità su cui il bene culturale insiste. Accanto all'investimento del governo occorre che ci sia un pari impegno finanziario, strumentale e di risorse umane da parte di tutti gli altri organi di governo, regione, città metropolitana per Napoli, comunità locali e dimensione civica. Se tutti quanti insieme, ciascuno per la sua parte, facciamo uno sforzo sinergico, io sono sicuro che i risultati non mancheranno. Ma ribadisco, non credo che oggi si ponga un problema di finanziamento. C'è un problema di corretto utilizzo delle risorse disponibili. Quindi di organizzazione? Di organizzazione e di capacità umane che devono avere il senso della responsabilità che è stata loro attribuita, penso ai nostri direttori dei musei autonomi, per esempio, ma anche alla filiera istituzionale del Ministero. Ciascuno è chiamato a dare il massimo, sapendo che c'è un governo che ha scommesso sui beni culturali come asset strategico dell'Italia in generale e del Mezzogiorno in particolare. Thank you.